questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo speedy video di Arte per te. Oggi vi insegno a fare un cuore killing facile facile per decorare pacchettini, bigliettini o qualunque cosa la vostra fantasia vi suggerisca. Per fare un cuore in killing, facilissimo, ci serve una colla in stick, un arrotolatore per killing o anche un semplicissimo stuzzicadenti, è la stessa identica cosa, poi delle striscette di carta che io vado a ritagliare addirittura con una tritura documenti. Passo il foglio bianco e creo tutte le striscette che voglio, in men che non si dica. Quindi non devo più comprare la carta per il killing. E poi ho questo strumento che è un righello preso da Tiger, all'interno del quale posso delineare circonferenze esatte con la mia carta in modo da avere pezzi uguali al centimetro. Innanzitutto prendo tre pezzi di carta in lunghezza A4, quindi sono tre pezzi di foglia A4, li unisco l'uno alla fine dell'altro, tac tac tac, ovviamente con la colla. Quello che avremo sarà un lunghissimo pezzo di carta che adesso arrotolo subito con il mio arrotolatore o aiutandomi con il mio stuzzicadenti. E voilà, arrivati a questo punto, stringo ben bene per dare la forma ben arrotolata e lascio e faccio uscire così dal mio arrotolatore. Prendo la mia righella con varie forme e inserisco questa rotella nella forma più ampia. All'interno di questa la lascio andare liberamente. Arrivati a questo punto, io, una volta che vedo che lei si è ben distesa su tutta la superficie, allargo il più possibile il giro. Voilà, l'appoggio ben bene, prendo un po' di colla con uno stuzzicadenti, così, e chiudo il lembo della circonferenza aperto, qua, con un po' di colla. Una volta chiusa la circonferenza, da questa grandezza questo pezzo non si muoverà più, quindi lo prendo, allargo ben bene le spire in modo che siano armoniche, ad un'armonica distanza l'una dalle altre, abbasso il baricentro così tutto da una parte e schiaccio la sommità così. Quello che avremo alla fine sarà questo bel pezzo, guardate che bello, con tutte queste spire che hanno dato questa tipica forma a questa goccia. Dovremo crearne due, quindi ne faremo un'altra nello stesso medesimo modo, ecco perché ci interessa avere due forme uguali. Ricavata anche la seconda delle nostre forme, il cuore si può dire è pressoché fatto. Ci basterà semplicemente sporcare la parte inferiore laterale interna di una delle due gocce e adagiarla all'altra, così, schiacciarle l'uno verso l'altra in questa maniera e quindi lasciare andare il nostro bel cuoricino. Voilà, che è bello e pronto per essere adagiato su qualsiasi nostra creazione. Possiamo farli così grandi o anche con gocce più piccole, fatte nella medesima maniera, ma utilizzando i cerchietti più piccoli, quindi farli leggermente più minuti, fare dei cuori carinissimi in killing, quindi è veramente, veramente semplice. Con questo potrete o abbellire dei bigliettini o fare dei particolari regalini. Noi faremo insieme tra un pochettino una cascata di cuori in teca. Quindi preparate tanti di questi cuori e ci vediamo al prossimo video per assemblarli bene all'interno di una teca da regalare alla nostra mamma. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, condividetelo sulla vostra pagina Facebook e noi ci vediamo sempre qui. Vi voglio bene, il mio cuore è tutto per voi. Ciao!